Amici di Endurista Magazine, buongiorno. Fantic Fun Race, una giornata di divertimento, di ricreazione per presentare la gamma nuova dei modelli Caballero 500. Una presentazione inedita, un modo di presentare le moto in maniera creativa, italiana e che ci è piaciuto un sacco. Quindi adesso andiamo a raccontare cosa è successo. Buona ragazzi, questo è il risultato della giornata, evviva! Ed eccoci qua all'Agri Enduro, presentazione Fantic Caballero, una giornata di divertimento, di relax, ma soprattutto di ricreazione in moto. Adesso metto il casco e andiamo. Sinteticamente come funziona questa giornata? 5 prove speciali da affrontare in sella ai 5 modelli di Caballero disponibili, ognuna di queste con un'ambientazione particolare, quindi avremo da fare le fotografie, avremo da fare la prova di flat track, il pettucciato, il percorso rally e quant'altro, tutto in questa splendida cornice della Toscana. Allora ragazzi, da qua parte la prova della rally, quindi da qui inizia lo sterrato, siamo esattamente in questo punto della cartina. Ok, in questo caso vedete che dall'asfalto si gira a sinistra dentro la strada bianca. Sarà un tracciato bene o male molto semplice, soprattutto nella prima parte. Successivamente ripartiamo e facciamo questo tratto qua, che è leggermente più sconnesso e un pochino più impegnativo. Tutto chiaro? Proviamoci! Allora gas! Eccolo qua il blogger per primo e va in fuga. Questi sono i percorsini che mi piacciono. Eccoci alla prova con l'anniversary, pettucciato di enduro con pendenze, contropendenze, salite e discese, buchi. Vediamo un po' come va, adesso vi faccio vedere il giro. Allora, si inizia con questa contropendenza in discesa, con un po' di buche scalate. Via, curva in contropendenza. Qui bisogna giocare un po' sulle uova, un po' di gas. E qui di nuovo una staccata, là, lungo. Contropendenza in discesa. Dunque, la prossima prova è smontare la ruota, non il cambio ruota, smontare la ruota. Dei ferri da gomme anche. Dopo, allora io ti dico una, ti faccio una piccola confessione, non vado a farla 6 giorni per non cambiare gomme tutti i giorni. 3, 2, 1, via! La Madonna, hai fatto record! Fatto record, figlio! Come siamo andati qua, signorina? 28 e 32. Bene, dai, bravo, bene. Bravo. Bravi tutti e due. Bravi. La mano sporca di grasso, guarda qua, reale. Voglio darvi uno scoop, anche questi Caballero Euro 5 vanno a benzina, quindi bisogna fare un po' di rifornimento. Qualche volta si serve. Ogni tanto serve. Quanti litri ci stanno? Sono 10 e qualcosa, 10 e 13 e mezzo. Ok. È una buona autonomia. E quanti chilometri facciamo? Allora, questa mediamente fa dai 15 ai 20 km con un litro. Ottimo. Poi, dipendentemente da come lo utilizzate, ovviamente, così, quindi fate i vostri. Ok, siamo pronti a ripartire. Bene, grazie. Tardi.
Adesso ci spariamo l'ultima prova con la versione deluxe, che tra l'altro ha uno scarico differente, quindi vi faccio sentire un po' di sound, non so se si sente. Ed eccoci qui per un'altra prova, questa volta in sella alla versione deluxe. Siamo all'interno di un bellissimo antico borgo toscano. Quale, Gianluca? Esatto, siamo a Rivalto, dove ci stiamo per dirigere verso la prova scatto che verrà fatta all'interno di questo bellissimo borgo. Ok, praticamente noi giornalisti andremo a fare delle foto con i nostri telefonini con oggetto la versione deluxe della Cavallero, e poi la foto più bella verrà premiata dalla giuria a fine del giorno. Siamo all'ultima prova, quella del flat track, moto di traverso in un ovale sterrato. Per fortuna ci sono le signorine sbandieratrici che mi raccomando. Che gallo! Il gallo, gallo non pollaio! Dagliene! Cazzo, che trincea! Per lento di istante, Angelo Gambino. Vai! Grazie, 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 grazie! A te! Bello, sì. Buona ragazzi, questo è il risultato della giornata, evviva! Ragazzi, Fantic Fun Race si chiude qui, una giornata veramente divertente, in sella a questi Cavallero 500. Tutto quello che c'è da sapere sul prossimo numero di Endurista Magazine. Vamos!